Vista a fine partita della numero 10 della Time Sport e Sara Di Segni, alla fine ci avete messo un po', però la vittoria è arrivata. Avete sofferto forse troppo? Sofferto troppo, veramente. Eravamo abbastanza impalate sulle gambe, come prima partita del 2023 ci poteva anche stare, però siamo state molto brave a riprenderla nel secondo tempo, anche con un pizzico di fortuna, perché loro hanno avuto due possibilità per andare in vantaggio. Possibilità di andare in vantaggio, il nostro portiere è stato molto bravo. Complimenti a tutta la squadra. E bene, bene, iniziare questo 2023 con una vittoria è la cosa migliore. Okay, a mio avviso avete meritato i 3 punti, perché tutto il secondo tempo avete giocato veramente solo voi nella metà campo avversaria. Ci avete messo un po', forse anche un po' di nervosismo, un po' troppa fretta, no? Per arrivare al gol del pareggio. Poi è arrivato, poi siete sbloccati, avete trovato i 2 gol finali proprio tuoi, no? È vero, sì, io sono stata molto sfortunata durante la partita, non mi sentivo troppo bene per cui i 2 gol sul finale mi danno la carica, insomma, per la prossima. E come hai detto tu, il secondo tempo siamo uscite fuori, d'altronde noi facciamo una preparazione che è molto dispendiosa e quindi i secondi tempi per noi sono, diciamo, la nostra forza. Bene così. E quindi è giusto anche, anzi è molto positiva questa prestazione, questo risultato, mantenete il passo del Cerveteri, vi portate ancora, vi tenete sul meno 3. Sì, è importante proseguire, no, su questa strada. Assolutamente sì, adesso si pensa alla prossima, poi quando ci sarà col Cerveteri si penserà al Cerveteri, andiamo lì con sicuramente un'altra squadra rispetto all'andata. E allora, come suggerito qui di Dietro le Quinte, ti faccio gli auguri. Grazie, grazie, 37 anni. Posso chiedere per cosa? Ok, perfetto, ti ringrazio, complimenti. Grazie a te, grazie mille. Mille.